ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Si è svolta ieri l'udienza cautelare relativa al ricorso presentato da circa 15 esercenti della zona di Piazza Muzzi a Pescara che hanno impugnato la determina del 2 novembre 2022 con cui il Comune ha ridotto i posti all'aperto. In questa fase il TAR può decidere solo se sospendere o meno i provvedimenti impugnati e si esprimerà entro una decina di giorni. Il legale Andrea Lucchi spiega le ragioni che hanno spinto gli esercenti a presentare il ricorso. Il rischio, dice, è che alcuni locali potrebbero chiudere. Questa udienza è un cautelare, cioè vuol dire che si discuteva soltanto sulla possibilità o meno di sospendere i provvedimenti amministrativi impugnati, in particolare questa determina del 2 novembre con cui il Comune ha ridotto sostanzialmente i posti a sedere all'esterno dei locali per delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate e poi rettificate con un criterio diverso e peggiorativo per i ricorrenti. In media abbiamo visto che molti di loro hanno avuto i posti a sedere all'esterno dimezzati in sostanza, quindi questo crea un danno economico molto grave che noi riteniamo potenzialmente irreparabile. È per questo che abbiamo insistito davanti al TAR per la concessione della sospensiva di questi provvedimenti che sono stati impugnati. Cosa ben diversa poi il merito della causa vera e propria, che si terrà più in là e che ovviamente ha dei tempi più lunghi. Il TAR ovviamente non decide sul momento, quindi si sono riservati i magistrati e si prenderanno sicuramente qualche giorno per dirimere questa questione. Però immagino in genere una settimana, 10 giorni, questo più o meno, poi dipende anche da quanto l'ufficio è impegnato in questo momento, quindi non è facilmente prevedibile, però è un tempo breve, quello sicuro, per avere una decisione che, ripeto, è parziale. Facciamo un passo indietro, sono una quindicina gli esercenti che hanno presentato questo ricorso, ma fondamentalmente quali sono i rischi? I rischi per i ricorrenti? Ovviamente ricordiamo che noi veniamo da un contesto con 2 anni di pandemia, poi abbiamo avuto la crisi economica, la crisi energetica, che in particolare ha colpito proprio queste attività del tempo libero, tant'è che il Governo nazionale nella ultima finanziaria ha prorogato le misure straordinarie per occupazione di suolo pubblico al giugno 2023. A Pescara andiamo in senso opposto e contrario, che non solo non hanno più il raddoppio della superficie che hanno avuto nel 2020, ma adesso addirittura questa superficie originaria viene dimezzata dal Comune. In una situazione tale di crisi, molte di queste attività purtroppo rischiano di chiudere se non si interviene tempestivamente, per quello che noi riteniamo fondato il ricorso dal punto di vista cautelare, cioè che il TAR possa intervenire, auspichiamo che il TAR possa intervenire subito.